Ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento webinar settimanale accademico che svolgiamo appunto ogni venerdì alle ore 12, salvo imprevisti. Io sono Armando Scalella, tecnico istruttore dell'Accademia Nazionale Pizzadoc. Oggi con voi andremo a trattare un argomento molto, molto interessante per quanto riguarda uno dei prodotti più in voga negli ultimi tempi, che riguarda la pizza contemporanea. Prima di cominciare con il nostro webinar, voglio ricordarvi sempre, iscrivetevi sul sito dell'Accademia Nazionale Pizzadoc per restare aggiornati di tutti quanti gli appuntamenti. Fate piccole registrazioni e condivisioni sui vostri canali social, taggandoci, ricondivideremo tutte quante le vostre storie per rendere virale questo grande progetto che portiamo avanti da 3 anni abbondanti. E mi raccomando, per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità o incertezza, scrivetemi sotto nei commenti del video pubblicato su YouTube oppure qui live direttamente scrivendomelo nei commenti. Con questo webinar io andrò a fare riferimento a quelli che saranno gli argomenti e gli accorgimenti che verranno trattati il 18 di luglio durante la mia masterclass per quanto riguarda la pizza contemporanea. Detto questo, partiamo subito con il webinar di oggi. Allora, come ho citato già dall'inizio, oggi andremo a parlare di alcune dinamiche, alcune fondamentalmente, come dire, situazioni tecniche e gestioni per quanto riguarda la pizza contemporanea, cioè un prodotto che dagli ultimi anni, dagli ultimi 4-5 anni a questa parte, è uno dei prodotti che è più in voga e ha sempre preso più mercato e spazio all'interno del mondo pizza in maniera appunto molto esponenziale e sicuramente anche molto di livello, fondamentalmente. Perché? Perché dico questo? Una delle cose che comunque sia ha spinto tantissimo la il divulgare di questo prodotto e di questa tecnica di sviluppo di una pizza che ha fondamentalmente delle qualità differenti è stata soprattutto la critica, ma la critica è sempre un qualcosa di positivo, sia che fatta in forma positiva che fatta in forma negativa. Questo ha incentivato veramente tantissimo il fatto di far conoscere ancora di più, quindi veramente tantissimo, il prodotto della pizza contemporanea. Ma entrando molto più nei particolari, che cos'è la pizza contemporanea? Cosa vuol dire contemporanea? Contemporanea, come dice la parola stessa, sta a significare col tempo stesso, cioè ciò che fondamentalmente oggi, al tempo di oggi, sta andando molto in voga ed è molto gettonato ed è molto richiesto e sviluppato in questo tempo, ciò che viene fondamentalmente considerato un prodotto di questo tempo e magari anche del futuro. Quindi la contemporanea è un tipo di pizza che rispecchia delle tecniche innovative, gestioni di sviluppo dell'impasto stesso col tempo di oggi. Mi raccomando, ragazzi, se avete domande, scrivetemele qui tranquillamente in chat. Ora, entrando ancora più nei particolari, quindi, quando diciamo contemporanea, a cosa facciamo riferimento? Allora, prima, fondamentalmente, quando si andava a sviluppare la pizza, il cornicione, ce n'era pochissimo, quasi inesistente, fondamentalmente. Ecco, oggi sono cambiate le cose, perché noi andiamo a cercare di sviluppare il cornicione perché il cornicione riesce a dare un'identità alla pizza ancora più influente della pizza di ieri. E questo fondamentalmente è vero. Basta mettere a confronto una foto con una pizza con un cornicione molto esplosivo, ben sviluppato, nei confronti di una pizza che ha meno cornicione a livello scenografico, partendo da quello che è il livello scenografico, perché ovviamente un piatto si mangia anche con gli occhi. Fondamentalmente, abbiamo una grande spinta maggiore e di gran lunga da parte della pizza col cornicione più alto. Ovviamente, questo nulla togliere alla pizza tradizionale che fino ad oggi ha costruito la storia della pizza. Anzi, assolutamente, tutti siamo partiti da quel tipo di pizza. Tutti quanti, nessuno nasce fondamentalmente che fa solo quel tipo di prodotto. La pizza con un cornicione più basso, che sia napoletana, classica, romana, è il punto di partenza di tutti quanti i pizzaioli del mondo pizza, fondamentalmente. E anche per chi si vuole approcciare al mondo pizza. Quindi, la prima cosa che nasce, che valorizza il discorso della contemporanea, è stato anche il discorso, soprattutto il discorso scenografico. Il discorso è che una pizza contemporanea ha preso molto spazio anche per questo motivo. Andando avanti, entrando nelle particolarità qualitative dell'impasto,
Il cornicione contemporaneo è un cornicione che quando va a sviluppare deve sfogliare. Sfogliare non intendo tagliare la struttura e trovare in una parte un po' di struttura all'interno del cornicione. No. La cosa molto importante di una pizza contemporanea è che durante la gestione, la cottura, lo sviluppo, a fine di tutto quanto il suo percorso, tutta la sua strada di gestione, cottura e sviluppi, la pizza che viene fuori dalla cottura possa avere un cornicione che avrà sviluppato in forma sfogliata internamente del cornicione. La parte interna è la parte che comincia a sviluppare nei confronti del disco centrale. Non deve sviluppare solo in altezza, deve sviluppare anche in forma aperta, perché questo consentirà di poter aprire e strutturare completamente la pizza nel momento della cottura, nel momento dell'asciugatura. Questa è una cosa molto importante, appunto perché altrimenti uno potrebbe pensare, per fare una contemporanea, basta solamente fare un panetto più grande di peso, quando non è così assolutamente, perché la contemporanea viene fatta anche a pesi molto più bassi, 220, 200 grammi, 180 grammi, non per forza bisogna fare panetti più alti di peso. Il peso del panetto va in base alla comodità di una persona. Giustamente uno magari che comincia a fa che fa grossi numeri di contemporanea, fa un sacco di pizze dove devi lavorare in maniera molto veloce, per quale motivo metti un pochettino di pasta in più, quei 10-20 grammi in più? Non lo fai perché ti deve uscire il cornicione, è perché giustamente quando lavori di fretta e furia il margine di errore è molto più alto, quindi tu hai la probabilità di sbagliare molto più elevata. Ed essendo questo, mettendo quei 10 grammi, 20 grammi di più di pasta all'interno del panetto, non è un discorso che ti consentiranno uno sviluppo di un cornicione maggiore, ma più che altro ti consentiranno di poter coprire quel piccolo errore che magari hai fatto nella velocità di stesa e di gestione del panetto durante la lavorazione. Anche perché, ragazzi, io vi posso assicurare una cosa, parlando di contemporanea: l'impasto, il panetto lo potete fare anche da 350 grammi, anche da 400. Se l'impasto non è buono, non svilupperà mai. Invece, se l'impasto è buono, svilupperà a 280, 250, 220, 200 grammi, tranquillamente. L'importante è lavorare bene sull'impasto, cercando di sviluppare le qualità che rispecchino e che possano portare a sviluppare un prodotto stile contemporaneo. Questo è molto importante, non è il peso del panetto. E con questo torno sul discorso nel dire che per sviluppare un cornicione sfogliato non bisogna lavorare sul peso del panetto, perché il peso del panetto è un qualcosa che rimane fine a se stesso. Non vi darà il cornicione più esplosivo il fatto di aumentare di peso il panetto. Magari con una stesura un po' più incentivata, magari andando a spingere un po' di più e quel che sia, si può ottenere un cornicione che gonfia, gonfia ma non sfoglia. E quella è la differenza. Per questo io vi dico, il fatto che aumentare di peso un panetto non è di certo la strada per arrivare ad avere una contemporanea, assolutamente no. Ripeto, nonostante il fatto che il peso del panetto sia un qualcosa di assolutamente soggettivo. Altra cosa, la contemporanea non viene legata e non va sviluppata solo esclusivamente dall'idratazione. L'idratazione non è uno dei punti fondamentali che ci permette di sviluppare la contemporanea, perché alcuni potrebbero pensare a dire: ah, vabbè, per fare la contemporanea basta fare il 78, sono 80, 85% ed esce la contemporanea. Non è vero. Perché la contemporanea non deve contenere, anzi, troppa acqua. Perché, ragazzi, più acqua andiamo a mettere all'interno del nostro impasto, e più ne dovremo togliere durante la cottura. Abbiamo il tempo a disposizione per poter togliere un grosso quantitativo d'acqua dal nostro impasto? Questa è la prima cosa più importante su cui bisogna far conto, fondamentalmente. Ricordandoci che la cottura di una pizza contemporanea o comunque sia di altre tipologie, stiamo intorno a 1 minuto e mezzo, 2 minuti, 3 minuti, 3 minuti proprio romana, parliamo di quelle asciugate di più possibile. Però il range di tempo è quello. E se già con un 70% ci troviamo giusto, giusto, provate a pensare se dovessimo andare ad un 85% o comunque altre idratazioni. Avremo leggermente più difficoltà a poter asciugare il nostro prodotto nel momento in cui parliamo di dover basare il nostro impasto solo sull'idratazione. Attenzione. Quindi abbiamo detto che il peso non è quello che influisce nella formazione, nella creazione, nella preparazione di una contemporanea.
Il secondo punto, abbiamo detto che non riguarda l'idratazione, perché l'idratazione tranquillamente può essere bassa senza alcun problema e può esplodere senza alcun problema, tranquillamente può esplodere. Il terzo punto, a volte ho sentito anche qualcuno che affermava di questo, riguarda il discorso di far sviluppare un panetto più del dovuto e farlo quasi arrivare a scoppiare. Non è nemmeno questo punto, perché alla fine dei conti il panetto lo dobbiamo portare a sviluppare, che sia contemporaneo, che sia classico, che sia napoletano, che sia un'altra tipologia, lo dobbiamo comunque sia portare a sviluppare come si deve, perché se non dovessimo portarlo a sviluppare come si deve, tutte le tipologie di pizza non andrebbero a darci una qualità buona del nostro prodotto. Questo lo dico perché? Perché il panetto deve avere gas nel momento della lavorazione, perché se non ha accumulato gas, non ha accumulato appunto questo elemento fondamentale, come potrà sviluppare, aprirsi e quindi dare le sue particolarità e qualità a fine cottura se non c'è gas all'interno? Il gas è fondamentale e deve esserci. Ma c'è anche da dire che se dovessimo portare il panetto a sviluppare più del dovuto, ci potrebbe essere il problema che il panetto possa andare a sviluppare, a scoppiare, a fare delle bolle, a bruciacchiarsi e tanto altro ancora. Noi non dobbiamo arrivare a quel risultato. Noi dobbiamo arrivare ad un risultato in cui il cornicione si presenterà colorato e dorato in forma omogenea, senza avere bolle o bollicine nere bruciate sul nostro cornicione. Quindi questa è un'altra cosa molto importante. Abbiamo citato quindi il peso, l'idratazione e lo sviluppo del panetto. Questi sono i punti fondamentali che ci permetteranno di lavorare, di costruire il nostro impasto con una consapevolezza, una conoscenza ancora più semplice dell'impasto contemporaneo. E questo è molto importante perché poter lavorare, per dire, faccio un esempio, liberamente con un quantitativo di panetto a nostra scelta, già questo comunque ci semplicizzerà di molto le cose, perché alla fine dei conti, ripeto, il peso del panetto va fatto in base soprattutto alla manualità e alla gestione che ha una persona all'interno del proprio locale. Se questa persona ha sviluppato la giusta esperienza, la giusta manualità con l'impasto contemporaneo, sotto pressione e anche a contatto con numeri alti di richieste di pizza, tranquillamente può passare il peso del panetto perché, nonostante lo stress, nonostante la pressione, potrà mantenere la stessa qualità di prodotto sia in velocità che in fase rallentata. Nel momento in cui invece una persona deve magari ancora maturare meglio l'esperienza, ma più che altro a livello manuale dell'impasto, a quel punto consiglio di metterci 10 grammi in più, 15 grammi in più, non succede niente. Non succede niente fondamentalmente se andiamo a mettere quei 10-15 grammi in più. C'è da dire comunque, ragazzi, che la contemporanea è uno dei prodotti più richiesti sul mercato e che tantissime aziende sono nate e hanno sviluppato proprio perché c'è stato questo boom della pizza contemporanea. Il cornicione è un elemento che permette di valorizzare la pizza stessa, gli permette di acquisire un valore aggiunto ancora più elevato. Ma una cosa importante, il cornicione deve essere scioglievole. Non deve essere un pezzo di pane, non deve essere secco, non deve essere asciutto, ma deve essere un qualcosa di scioglievole e morbido. E per poter fare questo, posso assicurarvi che le dinamiche per poter sviluppare una consistenza del genere sul cornicione sono veramente molto, molto, molto semplici. Di cui noi ne andremo a parlare tranquillamente il 18 di luglio, perché noi il 18 di luglio abbiamo la nostra masterclass inerente alla pizza contemporanea, dove vi porterò, vi guiderò assieme a me a poter visionare la lavorazione della nostra pizza contemporanea per quanto riguarda quelle che sono le loro principali fasi basiche. Fasi basiche per quale motivo? Perché noi quel giorno ci andremo a concentrare soprattutto con la lavorazione e l'utilizzo delle tecniche del diretto, con la tecnica del diretto. Del diretto vado a ramificare in quattro sezioni che ovviamente sono diversificazioni della lavorazione in sé per sé. La prima è fare un diretto classico, senza fare fermo macchina, senza fare sovraimpastamento, senza fare assolutamente nulla, ma anche lì c'è un metodo da andare a visionare ed andare a lavorare veramente tanto, perché anche con il diretto classico, 15-20 minuti di lavorazione, c'è una dinamica molto importante da dover rispettare.
Andremo a lavorare e a visionare col discorso del fermo macchina, con il discorso del sovraimpastamento e col discorso dell'autolisi. Per quale motivo mi andrò a concentrare molto di più sul discorso delle ramificazioni del diretto? Perché io credo che per partire, per sviluppare una contemporanea, anche a primi passi, è molto importante che si possano gestire in maniera perfetta ed equilibrata la tecnica del diretto e le sue ramificazioni. E poi tranquillamente andremo a citare e andremo a visionare anche il discorso degli impasti indiretti per quanto riguarda la contemporanea. Voglio partire a far lavorare le persone che parteciperanno alla mia masterclass con quelle che saranno le ramificazioni del diretto, perché da quelle si inizierà già a capire quali sono le dinamiche più importanti di una pizza contemporanea, di capirle bene perché saranno quelle principali e primordiali che dovremo mantenere con noi nel momento in cui poi faremo un upgrade nel voler lavorare con un prefermento. Quindi voglio portare piano piano a sviluppare il prodotto di una contemporanea, partendo dalle tecniche, dai passaggi inerenti al diretto, anche perché spesso e volentieri il diretto viene molto sottovalutato, ma il diretto non va assolutamente sottovalutato perché, soprattutto in momenti dove c'è alto lavoro, dove c'è molto lavoro, ci sono un sacco di impasti da dover fare, magari il personale non è formato per poter fare e gestire prefermenti e per poterli chiudere, allora uno cosa è costretto a fare? È costretto a dover sviluppare una tecnica ancora più semplice per sviluppare la contemporanea nel proprio locale. E questo è molto importante. È molto importante questo fattore perché riuscire a lavorare in questa maniera consentirà di poter agevolare la riproduzione dell'impasto, la riproduzione del prodotto contemporaneo, senza che ci siano problemi di lavorazione. Ragazzi, se avete qualche domanda, tranquillamente scrivetemela nei commenti qui live oppure me la scrivete direttamente sotto al video qui pubblicato su YouTube. Fatemi sapere appunto cosa ne pensate del discorso dell'impasto contemporaneo, di quello che andremo a trattare all'interno della nostra masterclass del 18 di luglio. Ok, perfetto. Fatemi sapere nei commenti. Io ci tengo a sottolinearvi veramente tanto il discorso di lavorare con le tecniche del diretto. Le tecniche dell'indiretto sono delle modalità di lavoro attraverso l'utilizzo di prefermenti, attraverso l'utilizzo di preimpasti che hanno fermentato in maniera antecedente alla chiusura dell'impasto. Invece le ramificazioni, la tecnica del diretto comprende dei passaggi, delle lavorazioni dove si vanno a preparare anche dei preimpasti che però non hanno avuto una fermentazione antecedente alla chiusura dell'impasto. Quindi, detto questo ragazzi, io vi voglio invitare alla masterclass del 18 di luglio e voglio ricordarvi che oltre alla mia masterclass c'è il 17 di luglio la masterclass del mio collega Alessandro Della Monica per quanto riguarda la pala romana e il 19 di luglio ci sarà la masterclass con un altro mio collega Marco Iovine per quanto riguarda i fritti napoletani. Quindi abbiamo una trilogia di masterclass prima che andiamo praticamente in pausa noi con tutto quanto il nostro programma per quanto riguarda l'estate, anche perché poi noi ci rivedremo direttamente a settembre. Quindi voglio ricordarvi questo discorso delle masterclass perché sono molto 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 importanti e fondamentali per lo sviluppo di una conoscenza e di una gestione e lavorazione degli impasti in maniera molto più accurata e molto più tecnica. Detto questo ragazzi, io spero che il webinar vi sia piaciuto, mi raccomando, vi aspetto alla masterclass. Voglio ricordarvi che comunque, nonostante noi ci fermeremo con le masterclass, i webinar continueranno tranquillamente con gli appuntamenti ogni venerdì alle 12 e noi ragazzi ci aggiorniamo direttamente sul nostro gruppo privato su WhatsApp dei webinar. Mi raccomando, iscrivetevi sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc per entrare a far parte della nostra community privata su WhatsApp. Io vi aspetto lì per confrontarci tutti quanti assieme. E per qualsiasi domanda, dubbio, perplessità o incertezza, scrivetemi direttamente nel gruppo o tranquillamente scrivete la domanda qui sotto nel video pubblicato su YouTube. Io vi aspetto alla prossima masterclass la settimana prossima.
Ciao ragazzi!